Mi hanno regalato un giroscopio e questa è l'occasione per mostrarvi davvero un fatto che mi lascia sempre meravigliato, ovvero la conservazione del momento angolare. Forse ricorderete dai banchi di scuola che il momento angolare è un vettore ed è il prodotto tra il raggio, la distanza dal centro di rotazione e la quantità di moto del corpo che è in rotazione. Guardate però, al di là della teoria, quali effetti davvero per me bizzarri questo fenomeno, ovvero la conservazione del momento angolare, produce. Guardate che roba! Metto in rotazione il giroscopio. Come vedete, anche se il giroscopio è in orizzontale, questo non cade, proprio perché il momento angolare in questo momento è in orizzontale e quindi se cadesse anche il momento angolare cambierebbe, infrangendo la legge della conservazione del momento angolare. Ecco, naturalmente, come avete esperienza tutti quanti, se il giroscopio venisse appoggiato fermo su un vincolo come quello che ho usato, come questo, naturalmente cadrebbe, non resterebbe sicuramente in equilibrio, proprio perché non c'è momento angolare quando non c'è la rotazione. La rotazione cede stabilità al giroscopio, una stabilità che non può essere mutata proprio per le leggi naturali della fisica. Viva la scienza sperimentale!